Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale del martedì, il primo appuntamento della settimana del canale con il nostro consueto appuntamento e alla terza edizione con il Turbo Star di Ralph Garage. Oggi andremo ad effettuare una consegna speciale. Infatti andremo a trasportare del materiale medico. Andiamo. Come sempre approfitto per ringraziare tutti coloro che quando sono in replica si iscrivono al canale, ma un particolare ringraziamento va a tutti quanti voi che state permettendo a questo canale di crescere. E ovviamente una standing ovation al mitico Ralph per questa grandiosa mod che ha creato. A lui e al suo staff, ovviamente. Dov'è? Eccolo là. Siamo ovviamente alla terza edizione, come dite, quindi buon viaggio. E quindi grazie ovviamente al vostro sostegno, perché sia su Twitch che su YouTube state rendendo questa serie una serie particolarmente seguita. Ovviamente al momento, dato che non è stata rilasciata la patch della mod, quindi dato che non è stato rilasciato l'aggiornamento, al momento non è possibile utilizzare la mod con l'ultimo aggiornamento di Euro Truck Simulator. E quindi per utilizzarla, mettiamoci al lavoro, va fatto il downgrade. Detto questo, iniziamo. Allora, iniziamo a vedere la strada, perché devo assolutamente fare rifornimento. Ok, qui possiamo fare rifornimento, perfetto. Sperando di arrivarci. Quanti chilometri su? Certo. Grazie mille. È ora di andare. Buon pomeriggio. Moreno carissimo, buon pomeriggio a te, buon inizio di settimana. Moreno, yeah, yeah. Ragazzi, per chi non conoscesse Moreno, ma soprattutto per chi non lo segue, vi invito come sempre ad andarlo a seguire sia nel suo canale Twitch, ma soprattutto e anche diciamo così anche nel canale YouTube. E un altro bravissimo streamer, il nostro Moreno, ah yeah yeah. Voltare a sinistra. E ne voltiamo a sinistra. E vabbè. Prepararsi a voltare a destra. Hai avuto ed hai tuttora due grandi maestri. Voltare a destra. Anzi, tu li conosci tutti e quattro i grandi maestri. Approfitto anche per salutare Mi di Caccio, RobbyMell81, il mitico Nick e Nora024. E ovviamente abbiamo l'onore e il piacere e il privilegio di avere il mitico Moreno. Ragazzi, e scusatemi se poco. Ah yeah yeah.
andiamo a fare questo bel viaggetto Morino con il Turbo Star di Ralfuccio. Credo di aver capito. Non ti preoccupare, non ci stanno problemi. Vorrei solo una cortesia a livello di regia. Com'è l'audio della voce? Si sente spiegata oppure, diciamo così, si sente bene, si sente più di tutti i resti? Fammi sapere, caro. Ok, ottimo. Ovviamente, cari ragazzi, anche il mitico Moreno porta Euro Truck Simulator 2 oltre a farming e altri giochini interessanti. Mi raccomando, non fatemi fare brutte figure, eh? Andate a seguire Moreno. Ok, Moreno, poi ci facciamo una chiacchieratella, come si dice da queste parti qua. E oggi siamo partiti belli tranquilli, Moreno, perché settimana scorsa, avendo messo aggiornato il Euro Truck, mi era andato in crash e quindi ho fatto il downgrade con un caffè. Caffè patacca? Ottimo! Caffè patacca con una goccia di grappa. Diciamo un caffè corretto. Io ho dovuto fare il downgrade per la mod e ora non ho visto se funziona il multiplayer qua. Teoricamente dovrebbe funzionare anche in downgrade, però è tutto da vedere. Non ho visto ancora, non ho prestato attenzione alla funzione. Andare dritto. Andare dritto. E doppia cipolla. Come dice il mitico Moreno. Esatto, cipollina e cipolletta. Opla. Mamma mia. Subito qua. Mettono i limiti di velocità che appena imbocchi una strada, poi se non inchiodi rischi di prendere un'altra multina qua. Ah, non ti preoccupare, amore. Tranquillo, non ti preoccupare, tanto. Non ti preoccupare. Vai tranquilli. Tranquillation. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Prendere la prima uscita. Ok. Uscire adesso. Uscire adesso. Ma dobbiamo uscire di testa qua. Qua dice uscire adesso. Non si capisce se è di testa. Ok, Morino, tanto lo so che ci vuole un bel po' di tempo qua. Pensa che ieri, non so se hai visto l'ultimo
gli ultimi video, diciamo così, l'ultimo video editato che sarebbe quello del video tutorial di Gamecaster. Pensa che ieri che avevo la giornata libera ho fatto tante di quelle mini registrazioni che alla fine ho detto, ma sai che c'è di nuovo? Ho detto, mo sospendo tutto e poi si vede. Poi che cosa ho fatto? Ieri pomeriggio, anzi nella tarda serata, ho detto fammi vedere se riesco a registrarlo. Sto benedetto tutorial, così vediamo un pochettino se riesco a farlo. Oh, pensa che precedentemente ho fatto oltre 30 take, quindi oltre 30 registrazioni, Alla ma rotatoria, prendere la prima uscita. ogni volta che ne la finivo arrivava un certo punto che non mi piaceva. Uscire E adesso. ovviamente lo facevo utilizzando un linguaggio un po' così troppo complesso. Ma appena l'ho fatto a parole semplici, Moreno, non ti dico niente, l'ho fatto proprio. Liscio come un caffè. E quindi ho pensato subito a te, a quando ti metti lì e ti metti ad editare tutte le live e ti metti a fare tutti quei tagli là. Wella, buon pomeriggio, Ita! Carissimo, buon inizio di settimana e ben ritornato nel canale KK con il mitico Moreno. Diciamo che forse tu più o meno riesci ad individuare i punti sui video o quando li vai a vedere sai più o meno come fa. Il problema è che quando fai un tutorial e poi non è che io scrivo le battute tra virgolette come fanno molti, cioè io vado a braccio e quindi è per questo che diciamo così a volte tendo sempre un pochettino ad improvvisare e non ti dico le stroppole, ovvero le gaffe con le parole, insomma. E quindi mi riascolto sempre per questo motivo qua. Mentre invece ho visto altri tutorial che si vedeva chiaramente, cioè che leggevano di pari passo e ovviamente loro erano a video, quindi comunque si vedeva che leggevano. Però io invece ti ho detto tutto a braccio, cioè al momento sto per fare una cosa e la descrivo. Poi ovviamente sto iniziando a E io cercare. vago! E io vago! Sto cercando pure di trovare una tecnica per far sì che, diciamo così, io possa andare un po' più liscio del solito. Insomma, diverse tecniche che mi permettano di restare più concentrato e meno, diciamo così, a pensare quello che devo dire prima per dopo. Dicono che sia questione di esercizio, però è difficilotto, eh. Bello difficilotto. Ah, ecco qua. Andiamo a fare pure un attimo di rifornimento qua, rabocchio il mezzo prima che rimanga a piedi. Grazie, grazie. Ma sì, perché poi il discorso è anche che per evitare di fare delle gaffe, ecco che
Se non parlo lentamente, o in generale, se non si parla lentamente, si rischiano di stroppiare, ecco, diciamo così, di non pronunciare le parole correttamente, e quindi si fanno delle gaffe. Quindi è solo per questo che io, anche nei miei tutorial, ogni tanto metto un po' di pausa, ecco. Perché metti sound alert che sono le molto animate. E queste sono quelle predefinite, queste qua. Quelle là dei sound alert. Ma tu ti riferisci agli stickers? Per caso, Ita? Ah, e quello è predefinito. Posso soltanto cambiare il colore della scritta, ma l'animazione quella è. Mentre invece gli stickers il discorso è diverso. Però per il momento gli stickers non li ho messi ancora perché, diciamo, ho già messo i sound alert. Però terrò presente comunque la tua proposta. In futuro eventualmente di valutare di mettere gli stickers. Ok, Morino, vai tranquillo, vai, tanto qua siamo più o meno qui. Vai, buona carica caffeina se vai a fare la pausa caffè. Intanto queste macchine che corrono così veloci, alcune di queste sembrano dei veri e propri bolidi di Formula 1. Tra l'altro suonare anche il clacson sotto queste gallerie, questi tunnel, perché si sente proprio il riverbero reale, in maniera reale. Ha scritto che si sarebbe allontanato, quindi non so se forse non ti legge adesso perché non è a video, però vediamo poi dopo se riesce a leggerti. Voltare a destra. Voltare a destra. Purtroppo non sono esperto in queste cose, quindi non posso aiutarti, però eventualmente puoi provare a scrivere a Twitch. Può darsi che loro riescono a risolverti il problema, magari, che ne so, ti fanno un reset del tuo account, così risolvi il problema. Ita è una situazione che capita un po' ovunque, soprattutto nell'ultimo periodo sta succedendo a molti canali. Che dicono che alcuni entrano che sono account reali e poi dopo li trasformano in bot.
Ecco, altrimenti dovresti provare a fare così. Dovresti, sì, dovresti scrivere a Twitch e farti ricontrollare l'account e eventualmente poi vedere il da farsi. Oppure semplicemente potresti cambiare la password volendo, per le questioni di sicurezza. Questa è una cosa che magari potrei consigliarti di fare. Cambiare la password e magari inserire anche l'autenticazione a doppia fattura. Cioè che ogni volta che fai l'accesso da un nuovo dispositivo ti arriva un SMS dove c'è il codice di sicurezza da inserire. Almeno così se qualcuno prova ad entrare nel tuo account rimane fregato perché c'ha il codice che non può reperire. E poi ovviamente ti consiglio anche di non cliccare mai sul link in generale, perché tante volte così si clonano, insomma, si hackerano gli account. Non me la cambia, mi dice che la password è stata cambiata quando non l'ho mai fatta. Però tu adesso riesci a parlare. Quindi puoi sempre fare la richiesta in qualsiasi momento per cambiarla. Vedi bene che la password la puoi sempre sostituire. Basta fare l'accesso da un altro dispositivo e tu quando ti esce la schermata dove devi inserire nome, utente e password, metti password dimenticata così. Jürgen, Arbonavi, Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania! Mi dai nervi! Oui, Fernbus, buon pomeriggio a te e grazie per il caffettino. Buon pomeriggio, grazie ancora per il sostegno. Buon inizio di settimana, caro Fernbus. E stasera ci vediamo da te. Alle 19, mitico Fernbus, come stai? Come sta la voce? Ah, però grandioso questo risultato, Fernbus. Io poi ieri sera o ieri sono stato un po' impegnato, quindi è per questo che diciamo così, lo sai che il lunedì è uno stacco da Twitch e mi sono dedicato a fare altre cose. Ah, Neverwinter, ottimo. E stasera cosa porti, Fermus? Dici un po', dici un po'. Ah, ottimo. Back 4 Blood, quindi sarebbe quel gioco dove fai con il team vai a caccia di zombie, se non ricordo male. Wow, quello pure è tremendo. Questo non lo so, perché per infettare un profilo devono sicuramente avere accesso ai tuoi dati e quindi il virus si inoltra quando è entrato nel sistema, quindi quando è andato a modificare un po' di parametri di Windows. In questo caso qua diciamo che non saprei. Grazie Fernbus, grazie per i bitterini. Qua ogni tanto Show Gamecaster che qua fa un po' di capricci. Grazie per i bitterozzi, caro Fernbus. Thank you, thank you. Ida, comunque nel dubbio puoi sempre scrivere a Twitch. Solitamente rispondono anche se con un po' di ritardo perché magari hanno parecchio da fare, però alla fine schifo. Ah, e allora se è così dovresti attendere allora.
che può darsi che... che loro sono un po' incasinati. Andiamo, oh, poi ci fanno la multina, bene in tempo. Fern, cosa posti stasera? Posti, bla, cosa porti stasera? Alle 19. Già detto. Ah sì. Eh no, per chi come fosse un po' come me, un po' smemorato, eh? È quello, sai, Ida, quando sei concentrato a fare diverse cose e soprattutto cerchi di farle in maniera quanto più corretta e professionale possibile. Capita che, insomma, anche quelli che hanno la memoria più lunga a volte, diciamo così, tendono un pochettino a fare queste gaffe di dimenticanza. E tu cosa porti di bello stasera, oggi, Ita, se vai in Lives? Contenuti non violano le regole di Twitch o più in generale, se non sono contenuti pericolosi, insomma, alla rotatoria prendere la prima uscita, non è che ti possono chiudere così ti punti bianco l'account. Però se è così, aspetta prima la risposta di Twitch, qualora tu realmente li abbia contattati, e poi vedi un pochettino. A meno che Twitch ti sta per bannare il profilo, perché io non sono esperto, però alcuni amici, quando hanno lasciato il... avevano bannato l'account, insomma, tuo mod. Tenersi a destra. Ma se non è affidabile il moderatore, allora potresti anche toglierlo eventualmente, cioè togliergli il... uscire a destra. La facoltà del moderatore, diciamo così. Che comunque la figura del moderatore deve essere una persona comunque affidabile, cioè di cui ti devi fidare, comunque è quello che alla fine... voltare a sinistra. Il biglietto è il tuo biglietto da visita, quindi se è affidabile, vedi che magari si comporta bene, allora lo dici. Però se vedi che magari il suo comportamento non è il massimo e magari ha, che ne so, un atteggiamento un po' altezzoso o che magari non si comporta in maniera educata, allora valuta eventualmente alla rotatoria prendere la prima uscita.
valuta ovviamente di adesso di rimuovere l'incarico, però magari in qualche occasione ti consiglio magari di parlargli e di riguarda, sai, questo atteggiamento qua non va bene, prova un attimino a essere un po' più tranquillo, sai, perché tante volte si fanno questi piccoli errori quando si è un po' tra virgolette principianti, prendere la seconda uscita, nel senso che si prende troppo sul serio la cosa e magari uscire adesso e si diventa troppo rigidi, e quindi a volte ci vuole anche un margine minimo di flessibilità dove è possibile. Poi se uno si comporta in maniera maleducata e si mette ad offendere, allora il discorso cambia, però insomma bisogna valutare. E soprattutto un moderatore dovrebbe evitare di parlare non bene di altri moderatori, di altri canali, oppure scrivere cose, diciamo così, abbastanza pesanti, anche perché poi dopo si perde comunque l'affidabilità. Poi mi ha preso in giro dicendo che l'aveva fatto, right, quando non era vero. Va bene. Ma aveva fatto un raid nel tuo canale o dal tuo canale verso un altro? E soprattutto, se ha detto all'altra persona ti faccio il raid e poi non l'ha fatta, diciamo che bisognerebbe mantenere le promesse. Cioè ti ha detto, se ho capito bene, ha detto che ha fatto un raid al tuo canale e non è, alla fine tu ti sei accorto che non era così, ho capito bene? Tenersi a sinistra. Ah, vabbè, ma sono, secondo me sono, diciamo così, cose di poco conto. Io credevo che lui avesse promesso a qualche altro canale alla rotatoria prendere la prima uscita per il tuo conto di fare un raid e non l'ha fatto più. Uscire adesso. Però se è una cosa così tra di voi, insomma, voglio dire, può capitare, ecco, che uno per una dimenticanza o per altri motivi, diciamo, non riesce a farlo. Magari non è riuscito a farlo, ma non perché non volesse farlo, ma semplicemente perché si sarà dimenticato, oppure per altri motivi. Valuta comunque di rivalutarlo, ecco, perché sai, se avessi dovuto dare la fiducia, tenersi a destra e poi uscire a destra, alle parole che mi hanno dato, anche in generale nella vita reale, uscire a destra, avrei dovuto perdere la fiducia in tantissime persone, mentre invece io sono così, diciamo, filtro le cose. Se alla rotatoria prendere la seconda uscita, se una mancanza grave, tipo una mancanza di rispetto adesso, che magari ha detto qualcosa di grave, allora perdono la fiducia. Ma se sono cose così, insomma, rivaluto, perché magari essendo alle sue prime esperienze, uno non è che diventa un super moderatore subito, col tempo si cresce. Un po' come i soldini fatti qua, vedi? Tutti questi eurini o euro sono frutto di diversi anni di gioco, così come su Farming la stessa cosa. Quindi ti ho detto, secondo me potresti dovresti anche dargli una seconda opportunità. E magari quando sono fatti gravi, come un'offesa, allora magari là ti ha bannato
follo appena arrivato. Ah. Ah, ecco. Ma per caso lui, tipo per esempio, entrava nel tuo canale, tu gli facevi il suo e poi lui se ne andava solo per farsi pubblicità il canale? O comunque rimaneva per un bel po' di tempo nella tua live? Ah, ok, no, perché uno che entra in un canale in generale per farsi pubblicità e poi se ne andava, cioè aspetta lo shootout per farsi pubblicità. A Napoli si dice canisciune face, quindi ci sta. Però vabbè, diciamo che un po' tutti e due vi siete urtati, quindi magari tu provi a fare qualcosa da parte tua, poi se lui apprezza e ritorna sui suoi passi, bene, altrimenti pazienza, puoi sempre dire a te stessi ci ho provato. È lui che, diciamo, è rimasto un po' sulle difensive, ecco. Però il primo passo deve essere sempre fatto da qualcuno, altrimenti qua le cose non si riescono mai a risolvere. Svej, siamo arrivati in Svezia, mi sa. Ja, Undabaga. In realtà io ho bannato io stesso alcuni follower che avevano un nickname scurrile e li ho pure segnalati, sarò sincero, perché anche un nick, uno che ti scrive nella chat, comunque compare un nick strano, però poi dipende sempre da uno come, diciamo così, la pensa. Però sicuramente per il buon senso, se trovo qualcuno che c'ha il nick strano e scurrile, sono il primo che lo banna. Perché poi sai, Ida, quel nick poi comunque gira nel tuo canale, quindi quando ti scrive comunque va in qualche modo a ridurre il buon livello del tuo canale. Poi ovviamente, siccome ognuno decide del proprio canale se portarlo in maniera dilettantistica, sai, approssimativa, allora uno non si crea problemi. Ma nel mio caso, siccome io cerco di produrre contenuti e soprattutto di una certa qualità, e allora io mi vado a preoccupare di chi entra nel canale che fa, che usa un linguaggio scurrile, là. È così, ognuno ride e sorride, ma alla fine ognuno poi si porta, sulla propria credibilità, affidabilità, ciò che fa e ciò che dice. E quindi il mio consiglio, secondo me, è quello di cercare di portare avanti un progetto nel tuo canale che sia qualcosa di qualitativamente buono, ma anche, caro Ida, avere un atteggiamento anche buono, ecco, come lo fai. Ma diciamo, è importante cercare di essere sempre
capace di distinguersi dalla massa. Essere giù. Tornato Moreno, Ita, vedi, il problema, sai, non è tanto avere tante regole, il problema è seguire queste regole nel proprio canale, ma cercare anche di rispettare le regole degli altri canali, ma anche il buonsenso negli altri canali. Per cui è importante chiedere, ma soprattutto dare anche il massimo anche per gli altri. Wow, Moreno sta facendo come me la sera. A volte quando tu stai live c'è Fernbus, ci sono anche gli altri, allora siccome in alcuni canali io faccio anche il moderatore, allora lascio l'audio aperto negli altri canali dove non modero, e poi ovviamente sullo schermo c'ho la schermata divisa sui due o tre canali che modero, in modo tale da avere sotto controllo la chat. E quindi ti capisco bene. Se vieni sospeso 6 volte in una live, il ban per una settimana. E Ita, dipende sempre. Se lui ha scritto, se ha messo questa regola, vuol dire che forse qualcuno magari in passato se ne sarà approfittato, sai, e quindi noi non sappiamo le dinamiche, però certe regole, diciamo così, che vengono introdotte quando magari c'è qualcuno che non è proprio il massimo a livello di educazione, o magari non si sa relazionare con gli altri. Però ci starebbe, sei sospensioni in una live, io forse l'avrei già bannato alla terza sospensione, ovviamente, però l'avrei avvisata. Però poi sai, quando qualcuno vede che il bot gli dice non fare questo, e magari non sa che quel bot è stato programmato dallo streamer, poi ovviamente, cioè, il bot non funziona in maniera così autonoma, ma è lo streamer che introduce dei parametri, per cui quando uno arriva e vede che il bot ti sospende la prima volta, allora chi è dotato di tatto, di intelligenza, ma anche di un pizzico di maturità, si ferma e dice nel dubbio cipolla. Lo inserisce, ma scusami, in questo, nel canale questo o quell'altro là, perdona, perché siccome sta interagendo qua, andare dritto. Il timer, vedi che a volte Ita ci sono, impostano la chat. Ah, devi vedere se ha impostato il ritardo nella chat, quello si imposta tipo 10 secondi, 20 secondi, 30 secondi, queste cose qua. Comando. Ah, e allora devi controllare bene, se utilizzi due bot devi settare in modo tale che i due bot, 2/3 bot, non vadano in conflitto. Io ne uso 4, però devi metterti là a settarne uno ad uno. Cioè devi ricordarti del bot principale, magari tipo quello di Twitch, se è cosa impostata, e poi di conseguenza cercare di evitare di farlo fare gli altri bot. Poi io, come dire, lo dico perché
lo faccio realmente. Poi ci sono anche quelli che dicono ma non fanno. Morino, ti racconto, ti dico solo questo, Morino, che è capitato una volta che ho fatto una lunga traversata dal Regno Unito, qua sempre su Eurotrack. Nel Regno Unito, cosa incredibile, non ha fatto una goccia d'acqua. Appena sono arrivato a Calais, ha fatto una tempesta, ma una tempesta non si vede niente. Roba che ho dovuto mettere i tercicristalli attivati, ma quelli lì a velocità supersonica. Quindi quello che vedi adesso era niente, ma là non si, io non riuscivo a vedere oltre mezzo 10 metri, cioè andava proprio piano piano. Il terrore assoluto. Poi fortunatamente, dopo qualche minuto, la pioggia è finita, ma adesso è arrivato pure con parecchio ritardo poi. Pensa solo in generale. Prepararsi a uscire a sinistra. Pensa solo quando in generale ti trovi a dover fare una consegna urgente, no? E trovi Uscire a sinistra. 3 o 4 incidenti sulla strada, poi strade bloccate, vai a fare un giro esagerato, cerchi di arrivare, prendi 30.000 multe e arrivi in ritardo. E come si dice a Napoli, cornuto e mazziato, ovvero che alla fine, nonostante tutto, ci vai a perdere lo stesso, oltre alle multe, queste cose qua. E alla fine, in quella consegna, si può dire che ci ho speso più in termini di gasolio e multe che l'ingasso. Però capita. Sempre con il Turbo Star è successa sta cosa. Ok, dai, Morino, non ti preoccupare. Ci becchiamo più tardi da te. Andare dritto. Grazie, Morino. Thank you so much. Oh yes, oh yes. Quando sei uno streamer, quando fai il moderatore, è così. Infatti anche a me, nelle chat di altri streamer in cui non sono moderatore, anche a me ogni tanto, quando vedo che qualcuno non fa lo shootout, dico vabbè, mo lo faccio io. Poi dico, ah, ma qua non c'è la spada. È normale, non preoccuparti. Poi per esempio, sai, non tutti gli streamer e non in tutti i canali i moderatori interagiscono anche loro con la chat. Sono scelte che sinceramente diciamo così, che per me sono un po' atipiche, sono strane, però poi ognuno diciamo così, adotta delle regole che più ritiene opportuno, pur non condividendole, però insomma, le si accettano. Andare dritto.
Però quando... Ah! Però se trovo quello... Eh sì. Quello che non vuole si spende, eh sì. Vabbè, ovviamente ci sono quelli un po' più così. Diciamo che se dovesse capitare una volta, due volte, tre volte, però poi il bot a lungo andare potrebbe anche sospendere. Perché ci sono alcuni bot che sospendono e poi addirittura bannano. Dipende ovviamente come vengono impostati dallo streamer. E ci sono quelli là che ti ho detto, diciamo così, Nightbot sì. Nightbot ce l'ho settato, alcuni comandi, alcune cose le gestisce lui, Nightbot. Ora non ricordo se punto esclamativo giochi oppure punto esclamativo social, mi pare. Uno di questi comandi qua mi pare che le gestisce lui. Devi vedere cosa scrivono gli utenti. A me sembra strano, dovresti controllare bene i settaggi. Sospende, ma se ad esempio iniziano a fare dello spam oppure per altri motivi. Io per esempio ho impostato il bot che quando qualcuno scrive una parolaccia viene bannato automaticamente. Ah, solo se scrivo. Si vede che forse. Ma riescono a scrivere una frase di senso compiuto? O scrivono solo A, B, C, D staccate in colonna, punto esclamativo, queste cose qua. Ah, è. Io ti consiglio di andare a ricontrollare i parametri. Vedi un po' se ci sono delle specifiche eventualmente da modificare. Cioè, quindi il bot praticamente mentre sta per fatti suoi qualcuno sta chattando, arriva e lo sospende, se ho capito bene. A meno che lui lo rileva come bot. Ecco, Mubot ha risposto. Nightbot pure. Dovresti controllare le impostazioni. Andate a fare la pennichella. E forse sta su un altro bot che ho temporaneamente disabilitato. Prova a digitare punto esclamativo YouTube, vediamo un po', quello dovrebbe partire. Ecco qua. Alcuni comandi li ho assegnati a bot diversi, quindi non sempre lo stesso bot risponde. Oppla.
Sei molto più avanti di me nel rango, nel mio stesso punteggio canale, punti canale qua. Io so, mi pare che sto al 60esimo, al 70esimo posto. Prova a scrivere il comando punto esclamativo accountage. Sarò al 70esimo forse perché ho riscattato pochi canali e pochi punti canale. Io ho trovato quest'altro comando che ti dice quando è stato creato l'account. Guarda che questo bot, questo comando qua, interagisce direttamente con Twitch. Vedi che forse ti stai confondendo? Alla rotatoria, prendere la Ti prima uscita. stanno modificando l'account, ma quando è stato creato, quella è la data, fidati che è così. Se tu fai un nuovo account e segui il canale e vai a digerista, dice, a digitare Uscire adesso. quel comando, ti uscirà che è stato registrato, è stato creato da 5 minuti, 10 minuti, un'ora, un quarto d'ora. La creazione dell'account e l'uso del canale sono due cose distinte e separate. Cioè, se tu hai creato e ti sei registrato, per farti capire, a Twitch un anno fa, che poi tu il tuo canale lo hai creato ieri, lui non va a contare quello, ma va a contare quando è stato registrato il tuo account. Infatti c'è account age, l'età dell'account. Boh, non lo so. Prepararsi a voltare a sinistra. Non saprei. Voltare a sinistra. Se un algoritmo matematico possa sbagliare, tutto è possibile, però l'hai scritto tu dal tuo account, quindi Voltare a destra. è per questo che mi sembra strano. Però non ti preoccupare, figurati, ci mancherebbe. Eccoci arrivati, sani e salvi. Questo qui è stato soltanto modificata tradotta la dicitura, ma il comando è l'algoritmo matematico, lo gestisce direttamente. Devo verificare un pochettino, perché può darsi. Sto girando a vuoto però. Ma forse è là. Può darsi pure. Marte.
Ciao, buon pomeriggio a te e benvenuto nella Lives. Ah, ecco, deve andare qua, deve entrare. Benvenuto nel Canales, Mart. Mod Turbo Star di Ralph Garage e al momento ho dovuto fare il downgrade perché non è supportata dalla versione aggiornata di Eurotrack. Da sempre sempre nel bot, va impostato manualmente. Sì, Martin, infatti la settimana scorsa quando ho iniziato a fare la live mi è andato in crash diverse volte. Poi dopo mi sono accorto che il gioco praticamente non supportava la mod, o meglio, il viceversa. Okappa ragazzi, allora io approfitto per ringraziare tutti quanti voi che siete venuti a farmi compagnia. Ringrazio Vita 2165, ringrazio il mitico Moreno, ringrazio Mart 2072. Questa mod qui la trovi nel sito internet di Ralph Garage. Se vai nel mio canale YouTube, ora ti scrivo il link, trovi il Mart. Grazie per il follow, benvenuto nel canale. Trovi il link. Nei video dedicati al Turbo Star, trovi il video, scusami, trovi il link dove puoi andare a scaricare la mod di Ralph Garage direttamente nel sito internet. E ovviamente non crea soltanto il Turbo Star, ma ci sono anche altre mod, fra cui anche i rimorchi. Allora ragazzi, approfitto ancora per ringraziare tutti quanti voi, ovviamente. Allora, un attimo solo. Dunque, per voi che state guardando questo video in replica, la programmazione continua. Per voi che invece state guardando questo video in diretta, vi chiedo la gentilezza di restare nel ride e adesso facciamo il ride a drift. Che è un altro carissimo amico streamer, e ovviamente restando nel canale restando nel raid guadagnerete altri 250 punti canale, e che non è poco. E allora ragazzi, io ringrazio ancora tutti quanti voi, per voi che state guardando questo video in replica, la programmazione continua. Per voi che state guardando questo video in diretta, vi chiedo la gentilezza di restare. E allora, grazie a tutti, è stato buono. Adio, ciao.
Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.